I could just forget the tears I cried. This is what you are. Chissà cosa avrà detto negli spogliatoi di Pagani alla sua squadra, che in fatto di preparazione psicologica e capacità motivazionale non sia l'ultimo arrivato, lo dicono queste prime giornate di campionato e ancor più i primi tre mesi di lavoro in rossoblù. Andrea Sottil, 38 anni, da Venaria Reale, provincia di Torino, non sarà William Wallace, il mitico condottiero degli scozzesi in Braveheart, ma ai tempi in cui vestiva la maglia dell'Udinese o del Catania non era neanche facile passargli accanto e farla franca. Difensore robusto, a volte ruvido ma molto concreto, cresciuto nelle giovanili del Torino, costituiva con Bertotto la coppia centrale dell'Udinese di Decanio prima, Spalletti poi, e se in difesa sapeva sempre dimostrarsi concreto, anche in zona gol non mancava di lasciare il segno, gol pesanti sia in campionato, Curi compreso, che in Coppa UEFA, ma già da allora sembrava quasi che in quelle difese stesse prendendo appunti, perché il campo, il terreno più adatto, dove apprendere, e non vale solo per il calcio. La scorsa stagione il vero e proprio debutto tra i prof, Siracusa, piazza ambiziosa, spinta da entusiasmo dagli spalti e dal Petrolio in società, risorsa quest'ultima dimostratasi meno affidabile della prima. In coppia con il filo Teodoro Coppole, col preparatore Enrico Busolin e con in campo un amico ex compagno di squadra a Catania come Davide Baiocco, il campionato lo avrebbe pure vinto se non fosse stato per una penalizzazione che alla fine ha visto favorire lo Spezia e ai playoff la sorprendente Virtus Lanciano. Poi la scelta di Gubbio, una piazza ferita da una stagione balorda, un ambiente che aveva bisogno più di un defibrillatore che non di un semplice allenatore di calcio. In silenzio Sottil ha cominciato a lavorare, sapendo di dover mettere insieme ingredienti importanti ma anche essenze dal gusto particolare a cui bisognava adattarsi, perché lo chef deve essere anche un po' creativo e magari saper stupire. A Pagani è tornato in panchina, ha chiuso una lunga parentesi di squalifica, ben sostituito da Coppola in versione Carrera e Filippi messi insieme, ha riconquistato il posto che desiderava e a prescindere dal primo risultato è di nuovo con le mani sul timone. Sa che ci saranno venti di bonaccia ma anche di tempesta, ma dentro di sé è sicuro che il gruppo a disposizione ha superato già il primo scoglio più difficile, l'avvio di campionato. Non sarà lungo come eravamo abituati e proprio per questo saranno le motivazioni, il carattere, la determinazione, la cattiveria agonistica probabilmente a fare la differenza, più che i top player o presunti tali. Andrea Sottil lo sa e anche se non si dipinge il volto di rossoblù, lo sta dicendo a chiare note negli spogliatoi ai suoi ragazzi, che ora in campo lo sentiranno anche meglio.